Ti ho accompagnato all'entrata della scuola il primo giorno. Sono arrivati gli altri bambini guidati per mano, ma non ho capito subito quando sei andato via da solo, voltandoti a salutare con la mano in aria. Sono rimasto ad aspettare non so cosa e sono venuto via adagio, pensando: non sei più soltanto mio. Fu così per molti di noi il primo giorno di scuola. Un impatto emotivo sempre forte, per i bambini, gli insegnanti, per i genitori. Un viaggio iniziato tra mille ansie, incognite, progetti, tutti a bordo di quello stesso trenino che oggi inesorabilmente ci conduce alla stazione. 5 anni passati in fretta, e sembra ieri. Quanti ricordi. I pennarelli senza tappo, le merendine sotto il banco, la cancellina per terra, i grembiuli e le mani sporchi di gessetto o di inchiostro. Quando la U era sempre di uva, la E di elefante e la Q di quadro. La campana suonava alla fine della lezione o la ricreazione e il cuore batteva forte per le pagelle, le udienze o le prime simpatie. E poi le ricerche coi compagni, gli esperimenti in laboratorio, le tabelline, le poesie da imparare in memoria, le recite, le canzoni, i lavoretti con le maestre e le corse sfrenate nel corridoio e nel cortile e le file alla mensa ed il pane talvolta tirato ai compagni, gli errori sul quaderno, il richiamo della maestra e i rimproveri severi di mamma e papà, ma anche momenti di svago, di allegria, trascorsi insieme, i compleanni, le feste, le gite, le cene, perché ogni occasione era buona per stare insieme e divertirsi. Abbiamo riso, scherzato, talvolta discusso, ma sempre cercando di affrontare e risolvere insieme i problemi. Ci siamo sentiti tutti una famiglia. Forse il segreto sta tutto qui. Un grazie alle maestre, ai genitori, ma soprattutto a voi bambini, per averci pure insegnato come spesso le barriere si possono abbattere con la spontaneità, l'allegria, la bontà. Ora le strade si allontanano, ma non si dividono. Affronterete nuove sfide, nuove avventure, nuove amicizie, ma gli affetti ed i ricordi restano. E sarà bello incontrarsi domani, passeggiando per la città, salutarsi e dirsi: ciao, come stai? E crescendo imparerete che la scuola è vita e la vita è scuola. Buona fortuna, ragazzi. A, B, C, D, E, F, G. Noi l'alfabeto lo impariamo così. H, I, L, M, N, O, P, Q. Noi dell'alfabeto you.
qualcosa finisce, nasce sempre un po' di tristezza, un po' di malinconia. Il nostro percorso insieme, care maestre, è giunto al termine, ma la tristezza non c'è. Possiamo contare solo tanta serenità, tanta forza e tanto ottimismo. E se qualche lacrima scenderà, sarà di gioia, colma di emozioni. Sappiamo che noi siamo pronti per affrontare nuove strade, nuove esperienze, perché forti nel vostro amore e di ciò che ci avete insegnato, sapremo andare nel mondo. E allora, care maestre, i nostri genitori si alzano in piedi, pronti a ringraziare chi ci ha voluti bene, chi ci ha presi per mano e portati fin qui. Adesso tocca a noi bambini, perché voi, maestre, siete già pronti ad accoglierne altri 15 e poi altri ancora. Ma l'amore, quello vero, si moltiplica, è infinito. Se c'è per l'umanità una speranza di salvezza e di aiuto, questo aiuto non potrà venire che dal bambino, perché in lui si costruisce l'uomo. Questo diceva Maria Montessori. Grazie, maestre!